Buongiorno. Voi direte, perché questa mattina, l'8 dicembre, sveglia alle 4 e mezza? Voi vedrete ragazzi, questa mattina vi porterò in un workout con un folle. È un grande. Niente colazione perché sennò poi la rimandiamo tutta in giro durante l'allenamento. E vi spiego dove andiamo. Quindi siamo qui quest'oggi, dopo tutti i montaggi di ieri sera, per questa nuova avventura. Ah, e giusto per condire questo 8 dicembre e finire questa giornata in bellezza, dopo l'allenamento partiremo di nuovo per Busca, il mio sogno, le mie 7 ore e mezza di macchine preferite, sperando di non sbagliare strada questa volta, anche perché siamo memori di 160 euro di multa dell'andata. Sì, purtroppo paghiamo i nostri errori. Se adesso andiamo a casa di Marco, gli faremo un po' spiegare la motivazione di questa sua folle routine quotidiana, perché lui ragazzi tutti i giorni alle 5 lo vedo attivo che si allena o allena qualcuno o corre o... e vediamo cosa ci farà fare oggi. Che dici? Sei Thailand, pronto? Sei Thailand, pronto? sì, stavo a fare colazione. Mezza cofana di verdure, di frutta. Io mangio una cifra. Ok, ecco, intanto dobbiamo avere una Allora, curiosità, cosa stai mangiando? burro, miele, Ok, sale, che poi mandarino. ci metto una strato di banana, yogurt greco mischiato con la marmellata e mandarino sopra. Sì, perché sono golosissimo. Spieghiamo perché tutti i giorni, perché ti vedo su Instagram ogni mattina alle 4 e mezza, buongiorno. Perché da quando ho iniziato a fare poggio ad alti livelli è diventata praticamente la mia routine. Facevo appunto doppia sessione, quindi dovevo fare la prima necessariamente verso le 5 massimo. Ok, avevo una necessità prima. Andavo a scuola, quindi facevo la prima sessione verso le 5, tornavo a casa alle 6, alle 6 e mezza già avevo fatto colazione e dovevo andare a scuola. Vedevo questi ritmi, comunque andavo, ho detto perché non farlo. Comunque finisco la sessione verso le 8, 8 e mezza, ho davanti una Una giornata. giornata intera, Però certo. l'allenamento già me lo sono fatto. Cazzo. Pensare che tutti i giorni c'è qualcuno più folle di me mi dà conforto, mi fa andare Non è avanti. poco. No, 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 è tanta roba, fidati. Sono un Affronta. preparatore atletico, ho fatto scienze motorie sportive allo USON fuori Italico e alleno, mi occupo della preparazione tecnica di pugili, quindi aiuto il coach Giulio Trovarelli di Campagnano, che è lui il coach per eccellenza con gli agonisti, e poi mi occupo dei bambini, la pre-box, insomma, preparo gli atleti andare verso il pugilato, Nel perché ero senso, iperattivo. Mio padre mi portò in palestra, dice che deve questo ragazzo è troppo fare iperattivo, sì, qualcosa deve anche. canalare, e non ci è riuscito. No. A 23 anni ancora sono iperattivo, anzi anche troppo. Quindi oggi non andremo a vedere una giornata tipo perché io poi purtroppo, come ho detto, dovrò partire per Busca, 7 ore e mezza di macchina, Vai. bellissimo. Però andiamo a vedere questo Però piccolo io in compenso non allenamento. farei la tua di vita, eh. Io la giornata tipo tua non la farei, io preferisco questa vita, te lo giuro. Ognuno ha le sue comfort zone, secondo me. Dorso, T-bar, pullover. E stacchi, stacchi che io non farò. Così. Ma tu sei male, io no. Noi abbiamo iniziato la giornata 8 dicembre, 5:51, abbiamo fatto anche ritardo, Con cosa iniziamo, Marco? Illuminaci. trazioni, ovviamente. Sei rotto. Mamma mia. Penso che ne ho fatta una a meno. Ne faccio due in Quindi più. devi essere preciso, metodico, Sì. metodico. Yeah. Forza di federazioni. Alle 6:15 penso non avevo mai fatto tutte queste trazioni e adesso andiamo col T-bar. Danni. E casca Ho fatto i cocci adesso. ultima serie. Ok,
adesso il buon Marco farà gli stacchi. Io non mi addentro in questo mondo perché la mia schiena non è abituata, ci vorrebbe un'ora, mi ha detto Marco, solo per provare a imparare la tecnica del distacco. Richiamino alle 7:30 di mattina, 100 kg, perché no? E io magari mi faccio due bicipiti così. Finita? Abbiamo finito. Quanto abbiamo fatto? Sono le 8, quindi un paio d'ore? Due. Spaccate. E adesso cosa ci aspetta, Marco? Dici, cosa prospetta la tua giornata tipo? Perché ricordiamolo, non è una tantum, no, è tutti i giorni. Adesso spuntino, 10 minuti, facciamo 12-13 km corsa. Io abbiamo iniziato col buio e siamo adesso al giorno. Diciamo che l'8 dicembre è il giorno giusto per andare a correre. Ci siamo. Non esiste festa, non esiste giornata di riposo. La festa della Madonna si spunge. Vedi? Eccola lì, la pioggia, ragazzi. Andiamo. Ti piace la pioggia, correre con la pioggia? Tanto una mano porta il bassetto. E noi non ci fermo prima, un cazzo. Prima che lo senti i polmoni come c'è? Porco due, con sta rietta che ti entra dentro. In che dura, fa verdura. Ci sta. Allora, alla fine è confrontandosi con chi sta a un livello avanti. Che forza. Ma ho capito dove stiamo. Sto cazzo, tutto cesano. Io comincio, vai. Ma vai tranquillo, io non ce l'ho sta media. Giustamente il buon Marco ci inizia ad abbandonare, ma io purtroppo non ho una media sotto i 5, quindi vediamo quanto facciamo. Ragazzi, 6,5 km, abbiamo già allungato di 1,5 km la mia percorrenza media. Ci siamo ricongiunti, ragazzi! Andiamo! Vai! Io ho fatto 6,5 km, questa bestia, sono arrivati insieme, siamo arrivati. Abbiamo chiuso, 8:47, manco 50 minuti, mo perché sarà stata più tranquilla. Ragazzi, abbiamo concluso questa mattinata alle 8:55. Quindi, cioè, io voglio dire, questo è veramente come sfruttare il tempo, Marco, mi ha insegnato. Dolcetta, 5 minuti, perché non si spreca troppo dolce. Non si spreca. Va, giusto oggi perché è festa 10, va. E quindi, cioè, noi alle 9 di mattina, quando tutti quanti, credo, si sveglieranno l'8 di dicembre. Iniziamo pure noi. Abbiamo iniziato con 1200 solo di corsa. Solo corsa 1200, in altre 700, dai. 701 ho contato. Sarà pesi, quindi quasi 2000 calorie bruciate adesso alle 9 di mattina. E io sono contentissimo perché ho superato il mio record di corsa dai 5 ai 7,5 km. Quindi mi ha stimolato Marco, indubbiamente, anche se è andato, però lui ha un altro passo. Però ci siamo rivisti dove ci siamo rivisti al punto d'incontro. Quindi a ritornare è stato veloce, è stato ok, rapido. A tornare siamo tornati più o meno insieme. E quindi niente, io ringrazio Marco per avermi... Grazie a voi, grazie a te soprattutto. Per avermi insomma dato questa possibilità, perché non l'ho disturbato il minimo possibile, diciamo. Forse zero. Ho rotto solo un vaso. Però no, sono stato contento di questa giornata e noi adesso ovviamente partiamo per Busca. Ovviamente. Che culo. Che non ti invidio, non farò la tua routine. Bene, ciao Marco. Ciao. Sono contento di essere riuscito a portare questa routine, diciamo folle, di Marco, perché è un ragazzo, un 23enne, che ha una passione infinita e una costanza ancora più grande. Perché ragazzi, un conto è farlo una volta come ho fatto io, con l'entusiasmo, con la novità, un conto è farlo tutti i giorni, cioè lui tutti i giorni si alza alle 4:30, ovviamente cambia i tipi di allenamento, però si alza alle 4:30 e si allena. Voi pensate la passione, la costanza, la determinazione che questo ragazzo ci mette in quello che fa. Però adesso dobbiamo andare a lavorare e avremo 7 ore di macchina, bene, sperando che questa volta andrà tutto liscio. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo in macchina e partiamo per Busca. L'unica cosa che potrebbe crearci qualche problema è la neve. Il pranzo del campione. Siamo a Genova Nervi, non so se si vede, e c'è un po' di neve. Adesso un bel po' di neve, prima molta meno. Non so se si percepisce dalla camera frontale tutto il bianco che mi circonda.
Questa volta fortunatamente non abbiamo sbagliato strada, che bello. Quindi 7 ore pulite, sono le 6, quindi giusti e precisi. Abbiamo meno un grado e dai, sono contento perché siamo arrivati senza problemi questa volta. Devi rompere i coglioni.